era morto. Praticamente l'ho portato con le mani sulle scale per scendere giù. In ambulanza due o tre passi li ha fatto lui, però è un miracolo se l'ho mantenuto in vita. Daniel è stato quasi ucciso dal Covid-19, ma fortunatamente è riuscito a sconfiggerlo ed adesso è tornato a pensare alla sua musica, come ci racconta il padre Marcel. Il Covid è pazzesco. È doloroso, faticoso. Il figlio ha 32 anni, è un artista. In Romania aveva studiato al conservatorio ed ha suonato in Austria e in Germania. La sua vita poi purtroppo in Italia è cambiata, diventando prima operaio e poi disoccupato. Era un po' deluso della sua vita perché altri ragazzi a sua età faceva di più. Lo scorso ottobre l'inizio dell'incubo Covid, prima una febbre e poi la fatica. Ho visto che ha iniziato i labbri di essere viola, le diti qui tutti di essere viola, dico non è scherzo, ragazzi venite subito. Ha fatto saturazione del sangue, di ossigeno in sangue, ha visto 20%, dice ma non è normale, guardava l'attrezzi, dice è defetto. L'ha preso subito, l'ha portato all'ospedale e l'ospedale l'ha intubato di urgenza perché ha visto che è grave, grave, grave. Daniel ha così trascorso 5 settimane in terapia intensiva in coma farmacologico, poi è stato tracheostomizzato, passando da una lenta ripresa ed infine la riabilitazione in medicina. Per pazienti più gravi, nel senso che è un paziente giovane, con una gravità importante, senza comorbidità, per cui è uno di quei casi che sfuggono a quella che era la normale, diciamo, routine dei pazienti Covid. L'unico contatto con la famiglia attraverso lo schermo di un cellulare. Qualche giorno prima di Natale, finalmente il ritorno a casa, ancora molto affaticato, ma comunque salvo. In tutto il cuore lo faccio con tutto il mio, diciamo, il mio bene cosa c'è dentro. Grazie, 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 grazie. Sono per me non solo angeli, mi ha ridato la vita del mio figliolo a casa.